E se Marco Fossati ha collezionato 7/8 presenze, c'è chi invece ne ha collezionate 13 su 13. Parliamo del camerunense Kelvin Matute. La saggezza più grande dei 23 anni che gli deriva dalla responsabilità di chi lascia l'Africa per tentare di cambiare il destino di un'intera famiglia alle spalle, i trascorsi italiani del camerunense Kelvin Evomi Matute, arrivato nel bel paese via Udinese, parlano chiaramente di piazze di serie C1 e soprattutto B, a dimostrazione della bontà del centrocampista, l'uomo dai polmoni d'acciaio, che sbalordisce per la straordinaria tenuta fisica. Finché corre la palla, al campo cerco di correre anche io. Se la palla non è stanco, vuol dire che Matute non è stanco. Instancabile e insostituibile, è l'unico ad aver giocato tutte e 13 le partite di campionato. Si è risparmiato soltanto nel finale di Latina Triestina, ma presente anche in Coppa Italia contro l'Avellino. Per il resto, con il numero 7 o talvolta il 4, è dappertutto in quel centrocampo, dove domina incontrastato, risultando ogni volta tra i migliori. Matute è uno dei simboli di questo Latina che sembra essere uscito dal tunnel. Non è che giocavamo male, ma soltanto che le cose giravano un po' storte. Ma per adesso, come adesso le cose girano dalla nostra parte, dobbiamo approfittare a questo periodo e a questo momento per cercare di avere continuità. Alla consapevolezza che tanto è cambiato si unisce la consapevolezza dei mezzi a disposizione, determinante più di qualsiasi episodio durante la gara e delle alchimie di ogni allenatore. Latina è forte, io avevo detto già da prima, Latina non meritava di stare dove sta, ma soltanto che noi tutti sappiamo cosa è calcio, se succede e si arriva a questi periodi, dobbiamo soltanto tenere duro. Ma qualcosa ancora potrebbe cambiare. In quasi 1200 minuti di gioco, 0 gol. Anche se in carriera ne ha segnati sempre pochi, se però dovesse capitare. Si segna Matute, tutti contenti, anche fa bene per la squadra. Il primo sarebbe Matute. Sandro Luceri, secondo me Matute è l'emblema del Latina di questo momento. Penso proprio di sì, è impressionante la sua forza, il suo saper stare in campo, si mette a disposizione, corre per due. Io, diciamo, non ho mai visto un giocatore così a Latina, è impressionante davvero, l'ho visto in allenamento, è uno che non si risparmia mai e poi lo fa vedere in campo, perché uno se no, diciamo, la domenica è lo specchio della settimana.